Buongiorno, ciao da Salvo Russo. Io nella vita faccio il tecnico informatico. Poi mi diletto in quello che mi piace, la mia passione, il volontariato civico. E nel tempo libero mi occupo anche politicamente della nostra città. Intanto partiamo. Vi invito a mettere un mi piace a questo video su YouTube, a iscrivervi al mio canale salvorusso.it, sempre su YouTube, non vi costa nulla. E mi aiutate nella mia opera di diffusione. Oggi sarà una diretta molto particolare, parlerò di tanti argomenti, specialmente politici, però non vi annoierò. Parliamo di associazionismo. Vi chiedo di donare il vostro 5 per 1000 alla nostra associazione Comitato Attivisti Siracusani. Scrivetemi in privato al WhatsApp 347 1097 484 o alla mail comitatoattivistisiracusani@gmail.com o anche su tutti i miei profili social. È importante il 5 per 1000 perché a voi non costa nulla, a noi ci permette di realizzare tantissimi progetti. Chi mi segue sa quanti progetti noi nella città di Siracusa portiamo avanti e non solo. Allora, premessa, ho dovuto prendere gli appunti per non dimenticare nulla. Partiamo da cosa partiamo? Partiamo da tantissime cose. Partiamo da un addendum a una dimenticanza di ieri. Una cittadina, ieri ho fatto il video, ho pubblicato il video che ho fatto l'altro ieri alla Fiera del Mercoledì a Siracusa, il post Fiera del Mercoledì, dove di fatto il gestore Decra fa le grandi manovre per cercare di pulire quello che gli ambulanti lasciano, specialmente carta e plastica. Ad oggi di fatto non fanno una raccolta differenziata, dovrebbero farla, lasciando la città sporca, perché poi col vento tutti questi rifiuti finiscono in giro per la nostra città, specialmente in quella zona. Qual è la particolarità che l'amica mi ha suggerito, mi ha detto di ricordare? Che non esistono cestini. In tutta l'area, in tutta la zona della fiera, non c'è un singolo cestino ed è davvero qualcosa di incredibile. Io ricordo che da ultimo addendum il gestore Degra era tenuto a comprare ulteriori 3.000 cestini, che di fatto però non mi risulta siano mai stati installati. E poi abbiamo un caso utopico particolare. In via Luigi Cadorna, in meno di 50 metri, lungo il tratto di via Luigi Cadorna, ci sono ben 5 cestini. Ed è una cosa molto particolare. Se dove c'è il traffico di persone, specialmente mercoledì, che c'è la fiera, non c'è neanche un cestino. Non aggiungo altro. Randagi. Ieri ho fatto un post su Facebook. Quando io pubblico qualche cosa, voi dovete sapere che dietro non c'è un colpo di testa, ok, la pubblico e la tiro lì. Quando io pubblico e dichiaro che la città di Siracusa ha speso 728.000 euro per alloggiare Randagi, per opere, adesso il termine tecnico non mi ricordo, di prevenzione al randagismo e quant'altro. Ovviamente la vado a prendere da qualche documentazione. Ora qualcuno ieri mi ha detto: ma io nel laboratorio come si usa queste robe qui non l'ho vista mai. La apro anche una piccola ipotesi pure io, forse non te le fanno vedere. Perché io ho pubblicato quei dati? Quei dati vengono dalla regione siciliana. Io nel mio andare a guardare informazioni, recepire offerte e opportunità, vado anche a guardare quello che sono gli enti superiori, in questo caso la regione, e mi accorgo che la regione stanzia una cifra importante, e di questa cifra importante 160.000 euro le destina alla città di Siracusa. Perché cosa direte voi? Come contributo ai soldi che la città di Siracusa ha speso. Quanto ha speso? 728.000 euro. Io non capisco, qua mi viene un dubbio, ma se c'è il randagismo che ha una lotta, mi dicono, con le sterilizzazioni, ma com'è possibile si spendono 728.000 euro per alloggiare animali? C'è qualche cosa che non. Io chiederei, ci sarà un assessore al randagismo in questa città, la facciamo una conferenza stampa dove spiegate come spendete 728.000 euro. Per non fare populismo, ho deciso di prendere un altro comune,
ho pensato, il randagismo sarà una cosa in base al territorio. Qual è il comune in Sicilia che ha il più ampio territorio? Noto. Quindi anche questo nella provincia di Siracusa. Noto che è il comune che ha una area di densità di territorio più ampia in assoluto in Sicilia spende 240.000 euro. 728.000 euro, 240.000 euro, c'è qualche discrepanza. Non aggiungo altro. Soldi persi. Ieri mi è arrivata la notizia che l'amministrazione comunale ha perso uno stanziamento di 5,5 milioni di euro. Per fare cosa, direte voi? Per creare una social housing. Allora, c'è un immobile. C'è la possibilità di realizzare all'interno di questi immobili degli appartamenti da dare a persone che in quel momento hanno necessità. Voi cosa pensate? Che se spendono 728.000 euro per gli amici a quattro zampe vanno a perdere 5 milioni e mezzo di euro per restaurare un immobile? Sì, l'hanno persi. Soldi persi? Due settimane fa, chi mi segue su YouTube avrà visto il mio video, uno dei primi a 360 gradi. Mi trovavo alla Costa del Sole, dove annunciavo che la regione siciliana aveva stanziato 1 milione di euro e che la città di Siracusa aveva questa opzione, questa possibilità di ottenere questi soldi. Come? Per fare cosa? Per assumere bagnini. Dice voi, ma che bagnini? Ma come bagnini? Le norme, la legge prevede che se tu hai una spiaggia pubblica, giro di nuovo la telecamera altrimenti qualcuno potrebbe dire hai immortalato, se tu hai una spiaggia pubblica, in questo momento sono allo sbarcadero Santa Lucia, questa è una spiaggia pubblica, tu devi avere vigilanza, devi avere guardiania, devi avere un bagnino. La città di Siracusa ha, per le sue spiagge, piccole o grandi che siano, pubbliche, presenza di bagnini? Qualcuno potrebbe dire, ma i soldi dove troviamo? Benissimo, Alternativa Libera Siracusa vi dice dove prendere i soldi. Tanti soldi. Termine 15 giugno 2024. Avete perso fin qui, spero di no, 2 settimane. Vi rimangono 2 settimane di tempo, cara amministrazione comunale di Siracusa, per non perdere questa opportunità A, di creare posti di lavoro, B, di levare le castagne dal fuoco, perché la signora che io poco fa ho immortalato, se ha un malore mentre è in acqua, non si può mai sapere, viene morsa dalla medusa, c'ha... Spero che non succeda mai nulla una cosa del genere. Il responsabile è il primo cittadino di questa città, perché le leggi purtroppo parlano chiare. Ma qua ho scritto un male di cosa, poi l'altro ho scritto malissimo. Allora, ieri una cittadina mi ha segnalato un motorino abbandonato in via Zappalà. La cittadina mi ha detto, ma come devo fare? Che ho già chiesto ai vigili urbani diverse volte la rimozione, ma non l'hanno mai fatta. Proveremo a scrivere. Anche noi, opportunità G7, questa dovrebbe essere secondo me una cosa molto bella e importante. Pochi sanno, ma man mano che andremo avanti verrà data sicuramente enfasi mediatica, tutti si metteranno le spillette, i gadget, sono stato io, ho vinto. Il G7 Agricoltura verrà a Siracusa tra qualche mese. C'è due tipi di opportunità, attenzione, ovviamente non lo può fare il signor Pippo che vende la melanzana all'angolo di via Pingo Pallino, lo deve fare un'azienda che ha una certa struttura. Cosa può fare? Può mettere a disposizione dei prodotti agricoli ittici che le nazioni partecipanti degusteranno, sarà un bigliettino da visita da poter portare questa azienda, dargli una esposizione mediatica internazionale, ed è un'opportunità da cogliere se avete
ripeto, non lo può fare il signor Pippo della melanzana o della nocciolina, lo deve fare un'azienda che deve essere strutturata. Io ieri ho fatto il post dove ho scritto questa cosa qua, male che va, non vi rispondono. In grosso modo è questo. Tempo, scadenza entro il 20 giugno. Potete scrivere, se volete mi scrivete, vi do le mail e tutto, ma trovate tutto sul mio blog, salvorusso.it, in alto trovate offerte e opportunità, primo rigo trovate offerte e opportunità G7 Siracusa. Fatelo, non ve lo dirà nessuno una cosa del genere, perché è una di quelle che io chiamo opportunità, che solo se è un amico dell'amico, ti suggerisce, perché poi ti chiede il voto, perché io da sempre amo condividere le offerte e opportunità. È una cosa che mi gratifica, dice, ma chi te lo fa fare, andare a cercare tutta questa cosa? Mi gratifica che quando poi un amico stamattina, che tra l'altro non è neanche siracusano, mi risponde al messaggio che ho mandato ieri sera, vedi se ti interessa, perché tu hai un'importante azienda, non dico di che cosa, perché sennò si potrebbe anche capire, lui mi risponde, sì, certo che mi interessa, io sono l'uomo più felice del mondo, perché io ti ho fatto del bene, anche se non è Siracusa. Non mi porterà nulla, ma sono fiero di aver aiutato un'altra persona in un qualcosa dove a me non entra nulla, e questa è la cosa più bella in assoluto. Va bene, alberi monumentali, caspiterina, alberi monumentali. Allora, ieri mi imbatto in una opportunità per i comuni siciliani di avere dei soldi per tutelare gli alberi monumentali. Vado a fare una ricerca, scrivo su Google alberi monumentali regione siciliana, primo rigo trovo dipartimento foresta, bla 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 bla, bla. Scarico il PDF dell'elenco aggiornato, scrivo Siracusa con control F, Siracusa non c'è. Scusatemi, nel 2013 l'assessore fece una campagna sugli alberi monumentali, nel 2018 un altro ex assessore fece una campagna sugli alberi monumentali, nel 2024 Salvorusso va a vedere, non ci sono alberi monumentali a Siracusa. Ma che cosa vanno pagato a fare in questi anni? Ma per fare cosa? Comunicati stampa? Ma lo capite cos'è la politica? Il darsi agli altri, fare le cose per gli altri? Ma vi dovreste vergognare tutti, io non farò nome, perché mi verrebbe troppo facile fare i copia e incolla dei link, dei comunicati stampa che sta gente qui faceva. Risultato, 29 maggio 2024 la città di Siracusa non ha censito neppure un albero monumentale. E allora cosa ho fatto io? Ho scritto al sindaco, al verde pubblico, al dirigente, al responsabile RUP, tutta gente pagata dai siracusani per fare il loro lavoro. Ma pensate che qualcuno mi abbia risposto? Io ho scritto, ho anche pubblicato, caro amministratore, caro sindaco, caro dirigente, ma perché non c'è nessun albero monumentale censito a Siracusa? C'è tempo fino al 31 giugno. Se avete un po' di dignità, fate, ma chiedetemi qual è la mail, perché sono certo non avete manco l'idea di quale sia la mail per chiedere questi soldi. Non ho idea di quanto sia la cifra, 1 euro, 10 euro, 1000 euro, 1 milione di euro, non ha importanza. Sono delle opportunità che la città di Siracusa per 4 scappati di casa perde. Siamo amministrati, io non ho nessun problema a dirlo, da gente incompetente. No, scappati di casa non lo posso utilizzare perché è offensivo e sarei querelabile. Ma vi dovreste vergognare. È inutile che vi fate le comparsate dell'emittente radio televisiva amica. Non c'è nessun problema. Un giorno saliremo su un palco in campagna elettorale, e questo io vi sto dicendo, lo diremo ai cittadini. I cittadini saranno un giorno a decidere, noi o loro. Se volete una città sporca, abbandonata, disastrata, senza decoro, quello che volete voi, continuerete a votare chi vi piace, di chi siete innamorati. Io non vi chiedo di votare una persona barbuta, antipatico,
io vi chiedo di mostrare una certa coerenza, almeno da quello che scrivete su Tastiera, su Facebook e quant'altro. Va bene, io penso e mi auguro di non essermi dimenticato nulla, che altrimenti poi vengo cazziato. Mercoledì del decoro urbano. Anche questa seconda edizione, secondo me, è stato un successo. Me ne rendo conto dalle visualizzazioni anche dei video, dai commenti e dai suggerimenti. Già sono arrivati diversi suggerimenti qui allo Sbarcadero, di fronte a Von Platen e altre zone della città. Continuate a farci le segnalazioni. Vedremo insieme di decidere. Entrate se volete anche in piazza Siracusa, decidiamo lì. È un gruppo pubblico su WhatsApp, quindi se volete scrivetemi, io sono disponibile a incontrarvi, a chiacchierare. Ieri mi ha fermato una persona, questa è una cosa che mi ha gratificato tantissimo. Ieri sera a fine lavoro ho fatto via Luigi Cadonna, mi ha fermato una signora: ma lei è Salvo Russo? Ho detto sì signora, prego, mi dica. Ah, io la seguo, lei fa bene a dire tutto questo qua, piacere. Io sono la mamma di, mi ha detto un ragazzo, io non vedo da tantissimi anni, era mio cliente, ha detto, ma suo figlio non lo vedo da tanto tempo, ah, adesso lavora fuori, ha preso posto, ah, mi fa molto piacere, certo, suo figlio è in versione barbuta, non mi ha visto mai, perché, a me non lo vedevo da tanti anni. Mi gratifica, perché non è che tanto le persone mi riconoscono, perché figurate, mi gratifica perché le persone capiscono quello che io faccio. Io mi faccio molti nemici, questo lo so, perché purtroppo viviamo in una società che dobbiamo migliorare, ecco, non voglio aggiungere altro. 0848, codice stazione di oggi, si vincerà lunedì sera alle ore 20:15 una macchina della pressione messa a disposizione dal mio partner commerciale. Non ho idea di come si usino. Va bene, sarà sicuramente a batteria oppure USB, c'è un ampio display dove vi dice che siete vivi e che state bene. Buona giornata a tutte e a tutti da Salvo Russo, ciao!